dove trovi la forza di fare tutti i giorni quello che fai? Perché è vero che è un dovere, ma ci va una forza, no? No, è un atto di responsabilità, ognuno è chiamato a fare la propria parte. Io sono cosciente dei miei limiti, che sono tanti, tanto è vero che parlo di un noi, quello che non faccio io lo condivido con altri. Credo che siamo chiamati proprio a non dimenticarci che non possiamo essere cittadini a intermittenza ma cittadini responsabili, che non possiamo essere cristiani di salotto ma che dobbiamo metterci nella mischia per dare più dignità, più speranza, più vita. Io dico sempre ai ragazzi, mi auguro che faccio ai ragazzi di vivere e di non lasciarsi vivere, di non lasciarsi travolgere da tante altre cose, e auguro sempre a tutti, nonostante i problemi, le fatiche, i limiti, ma anche le positività, di essere capaci di riempire la vita, di senso, di significato. Può sembrare frasi fatte, ma non lo sono. E allora vedere tante associazioni, vederli insieme, e poi i grandi maestri, quelli su quelle carrozzelle, sono i nostri maestri, chi vive una situazione di disagio sono i nostri maestri, non hanno bisogno di parole, come vedo dei gesti di tante persone che diventano dei segni che graffiano le coscienze. A volte non abbiamo bisogno di tante parole, abbiamo bisogno di gesti, sono a volte proprio di piccoli segni di cui abbiamo bisogno in una società dove c'è tanta solitudine. E ho chiuso proprio sulla grande povertà della solitudine, della mancanza di relazioni. Si vive accanto ma non si vive più tanto insieme, non è generalizzabile. Ma il problema della solitudine l'aveva lanciato con forza, chiamandola una peste, Carlo Maria Martini nel Duomo di Milano nel 1984. E noi siamo ancora qui per una solitudine a tutte le fasce di età, perché il mondo dei virtuali, i nostri ragazzi sono nel virtuale, ma viene meno la prossimità, la carne, la parola diretta. Con quegli strumenti ti puoi nascondere anche la tua identità, modificarla, camuffarla. Dobbiamo dargli una mano a calare il virtuale nel reale, a costruire relazioni. Ecco l'empatia dei rapporti e quanta solitudine respiri, magari nei piani alti, dentro le quattro mura, e qualcuno poi si stupisce di violenze che si moltiplicano. C'è tanta solitudine, è una grande povertà.